tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Donna trovata morta in casa per una sospetta overdose a Senigallia. Bagni pubblici pericolosi a causa di buche enormi, protestano i residenti. I lavori pubblici alle aziende del territorio, lo chiede il sindacato CISL. Questo parcheggio è per moto, il vendicatore mascherato colpisce ancora e riga un'auto nuova di zecca. Fine settimana dedicato alla festa degli alberi di Monbaroccio. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Iniziamo dalla cronaca, andiamo a Senigallia, dove i vigili del fuoco questa mattina sono entrati in un'abitazione a causa di una donna che non dava più notizie di sé. Una donna di 48 anni è stata trovata morta questa mattina nella propria abitazione a Senigallia, in una palazzina al terzo piano di via Capanna, uccisa probabilmente da un'overdose di stupefacenti, che però risalirebbe a ieri. A dare l'allarme ai carabinieri è stato il compagno, che da quasi 24 ore non riusciva più a mettersi in contatto. Per entrare nell'appartamento è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. In passato la donna era stata già salvata da due overdose. A fianco il suo corpo, una siringa e tracce di una sostanza che verrà analizzata nelle prossime ore. I carabinieri ora stanno indagando anche su chi abbia ceduto alla donna la dose fatale. È una delle piazzette più belle di Fano, purtroppo rovinata da problemi legati ai bagni pubblici per alcune buche molto pericolose. È andato per noi a vedere la situazione Fabrizio Natichi. Questa mattina una segnalazione alla nostra redazione ci ha portato in pieno centro Fano. Piazza Andrea Costa, una delle zone più caratteristiche della nostra città, nella quale è presente il mercato ittico e le bancarelle degli ambulanti. E proprio loro hanno deciso di incontrarci per parlarci dei problemi che da tempo la piazzetta e i vicini bagni pubblici stanno avendo. La buca prima era 5 cm, adesso vedete come è ridotta. I bagni non sono inagibili, ma sono mesi. Gli stessi vigili ci hanno detto che dobbiamo telefonare noi in comune, il comune rimbalza la palla da comune e Camera di Commercio e nessuno qui si muove, quello è il discorso. E in più è pericoloso perché sta gente che abita con sulle cose popolari qui al Palazzo Boccacci, e può cadere perché sono tutti anziani, poi hai visto la signora. È parecchi mesi che alla sera non è tanto illuminato, c'è anche la paura, noi anziani, di caderci dentro. Una buca in corrispondenza di un tombino che col tempo sta diventando una fogna a cielo aperto e i bagni pubblici guasti ormai da mesi, dove non potendo usufruire dei water i bisogni vengono fatti direttamente nel pavimento. Dare un'occhiata nell'ordine delle cose, perché insomma le fogne producono quel che si vede in giro, i bagni è un disastro, cioè un pochino di, ecco, le buche, cioè bisogna, da quelle buche escono gli animali, i ratti, cioè, capito? Non si può, quindi non è che lei ha chiamato in comune, gli hanno detto che picche, e chiamate Fano TV, chiamate qualcuno, smuovete qualcosa in modo che si muove qualcuno, chiuso lì, bisogna che facciamo qualcosa. Come si chiama? L'ufficio del registro. E a Pesaro nel prossimo fine settimana verranno aperti due cantieri. Da lunedì 8 maggio partiranno i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido di via Giordano Bruno. Il tratto interessato all'intervento è quello compreso fra via del Fallo e via e piazza del Popolo in via Giordano Bruno. Potranno comunque accedere i residenti e i veicoli a servizio delle attività commerciali. Sarà invece interdetta la circolazione a mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate, durata dei lavori circa 3 settimane.
E rimaniamo a Pesaro sempre per lavori, ma in un'altra zona, lavori di sistemazione del manto stradale della Statale 16 a partire da martedì 9 maggio, condizioni meteo permettendo. Il tratto interessato è quello compreso tra Largo Tre Martiri e Via del Carso. Sarà garantita la circolazione veicolare lungo la Statale Adriatica, anche se con inevitabili disagi per il traffico. Durante l'intervento, il Largo Tre Martiri sarà interdetto l'accesso alla Statale 16 per i veicoli provenienti dal quartiere Soria. E cambiamo argomento, favorire le imprese locali per l'attuazione delle opere pubbliche nella Val Metauro è quanto chiede il sindacato CISL. Maggiore attenzione nei confronti del territorio e delle imprese locali che, anche se sopravvissute alla crisi, ne subiscono le ripercussioni. È questa la richiesta che CISL e Filca hanno portato alla luce questa mattina incontrando i giornalisti. Si è evidenziato lo stato dei lavori delle opere pubbliche nel comune di Fano e nella Valle del Metauro, ponendo l'attenzione sulla gestione degli appalti e dei subappalti che dovrebbero prediligere le realtà locali, ma che spesso seguono la logica del massimo ribasso, a discapito, a volte, della qualità del lavoro svolto, che deve quindi essere poi rivisto una seconda volta, gravando su risorse del comune. Avere un'attenzione particolare comunque alle imprese del territorio, visto tutte queste opere di rilevanza pubblica, perché le imprese del territorio nostro sono tutte in difficoltà, tra i fallimenti, tra i concordati, tra la cassa integrazione, abbiamo un territorio, soprattutto l'edilizia, che è disastrato. Quindi chiediamo una massima attenzione e una vigilanza, diciamo, più oculata su sti appalti, che ci siano delle ricadute occupazionali sulle imprese del nostro territorio, non appunto logiche a massimo ribasso dove partecipano imprese di tutto il mondo e poi alla fine non rimane niente di risorse sul territorio. Opere compensative, dunque, come l'autostrada, le case popolari per le persone aventi diritto, battaglia portata avanti anche dal sindaco Chielli nel comune di Vallefoglia, adeguamento del porto e della strada delle barche e le famose opere incompiute che arrecano anche un danno estetico alla città. Opere compensative dell'autostrada, le cifre messe a disposizione erano 70 milioni di euro. Ad oggi ne sono state stanziate 50 milioni perché mancano i famosi 20 milioni del casello del fienile che non verrà più fatto per i noti vincoli ambientali e paesaggistici. Quindi chiediamo che il Comune intervenga presso autostrade per capire come vengono utilizzati questi 20 milioni e quali opere verranno realizzate nella città di Fano. Sta spostando le produzioni dal Tirreno all'Adriatico. Ed ora torniamo su una vicenda che abbiamo già posto alla vostra attenzione. Dopo aver scritto col pennarello sulla portiera di due auto, questo è un parcheggio per moto, il cosiddetto vendicatore mascherato, chiamiamolo così, colpisce ancora, ma questa volta ci è andato giù più pesante. Un parcheggio per moto nel quartiere di Sant'Orso diventa una disputa tra vicini di casa. Tempo fa vi abbiamo mostrato delle foto che mostravano delle scritte molto eloquenti, fatte con un pennarello, sulle fiancate delle auto parcheggiate negli spazi riservati alle due ruote. La storia si è ripetuta anche la scorsa notte. Un abitante della zona, notte inoltrata, ha parcheggiato in questi spazi la sua auto e stamattina un cartello sul parabrezza lo invitava a non parcheggiare più in questo posto, previa la rimozione con tanto di carrello ACI. Il proprietario dell'auto ci ha riferito inoltre della comparsa sulle fiancate di rigature fresche fresche, non presenti prima del parcheggio, in quanto l'auto è nuova di qualche settimana e lui sicuramente se ne sarebbe accorto. E apriamo la pagina degli eventi. Ambiente, storia, prodotti locali, tutto pronto a Monbaroccio per la nuova edizione della Festa degli Alberi. Prenderà il via domani a Monbaroccio la Festa degli Alberi e dei Prodotti Tipici Locali, che fino a domenica proporrà mercatini a tema, specialità della tavola, artigianato locale, mostre, convegni e occasioni di divertimento per grandi e piccoli, con largo spazio alle scuole.
Sì, sono tre giornate. La prima giornata, secondo me, quest'anno è la più importante, è una novità che la Proloco ha voluto fare. Un convegno assieme alla Copagri e all'Apo Marche, un convegno sulle piante officinali. E poi partiamo con due giorni importantissimi con i più importanti florovivaisti della nostra provincia. Quest'anno due istituti superiori, l'Istituto Mengaroni di Peso e l'Istituto Tecnico Agrario. L'edizione 2017 ha come protagonista la lavanda e le sue proprietà benefiche, che da qualche anno si trova anche nelle colline del territorio. Promossa dalla Proloco di Monbaroccio, la manifestazione vede quest'anno la partecipazione della Proloco gemellata di Sappada, in provincia di Belluno, con l'intervento di favorire scambi culturali e lo sviluppo turistico, con risvolti economici per i produttori di entrambi i territori. Ci sarà uno stand di 10 metri dove faranno vedere i loro prodotti, venderanno i loro prodotti, soprattutto il formaggio di malga, e ci saranno degli espositori anche del legno del territorio sappadino, soprattutto uno scultore dove farà vedere tutto quello che riuscirà a fare con un pezzo di legno. Occasione dunque, per chi non l'avesse ancora fatto, di dedicarsi una giornata di relax a Monbaroccio, tra le bellezze naturali e il fascino della storia. Poi si potrà anche visitare in quei giorni il santuario del Beato Sante, perché sarà aperto con la sua pinacoteca e il suo chiostro da visitare per tutti i turisti che verranno a Monbaroccio. Il magnifico paesaggio delle colline circostanti farà da cornice a questa manifestazione, colline che sono anche prese di mira da una manifestazione internazionale che si tiene appunto nei nostri colli. 1054 gli atleti confermati provenienti da tutto il mondo, ma il numero è destinato ad aumentare. A far da contorno alla gara anche la 10 km dell'Isippo e le gare di Nordic e Fit Walking. Stiamo parlando naturalmente della Colle Marathon, ultimi giorni e poi sarà appunto edizione 2017. Due vallate, quattro comuni, interi territori con i loro colori, le loro tradizioni sono pronte ad ospitare quello che è un evento che racchiude in sé sport, turismo, solidarietà, ma soprattutto emozioni. I primi a regalare queste emozioni saranno i partecipanti provenienti da mezza Europa e dal Nord Africa e anche dagli Stati Uniti d'America. 20 anni, l'età del più giovane, una ragazza di Treviso, e 82, quella del più anziano, un atleta che nonostante le tante primavere sulle spalle, anche quest'anno ha deciso di non perdersi un evento destinato a rimanere nella sua memoria e nella memoria naturalmente anche di tutti noi. Bene. In bocca al lupo e vinca il migliore. Ed ora chiudiamo la pagina degli eventi e delle manifestazioni con una che si è tenuta lo scorso fine settimana, la Crescia Sai Cucon. Tantissima gente nel piccolo borgo che ha ospitato questa edizione 2017. Grande successo per l'ottava edizione della Sagra Paesana che ha come protagonista la Crescia appena sfornata a Montegiano di Monbaroccio. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Montegiano C'è, in collaborazione con la Proloco, il 30 aprile e 1 maggio scorsi ha portato moltissime persone nel piccolo paesino, catturato dal profumo della Crescia e non solo. Sì, grande divertimento per i grandi ma anche per i bambini, grande successo ha riscontrato la zona dei gonfiabili e la zona della parete attrezzata per l'arrampicata. Proprio i genitori molto molto contenti ci hanno fatto i complimenti per questa cosa. Un programma dunque anche quest'anno ricco di appuntamenti e di attività come le passeggiate naturalistiche o il percorso in mountain bike per i sentieri del posto e poi ovviamente le bontà da mangiare, tutte fatte in casa come gli strozzapreti, la verdura cotta e la trippa, che se unite alla Crescia di Montegiano inducono in tentazione anche le diete più rigide. Abbiamo raggiunto un bel obiettivo, insomma, siamo riusciti a portare tantissima gente in questo piccolo paesino che magari molti non sapevano neanche che esisteva. La nostra Crescia e anche tutte le altre cose, direi, hanno avuto un grande successo. Che dire, grazie a tutti gli sponsor, a tutti i volontari che da giorno da tanto tempo lavorano.
siamo qui anche il prossimo anno e vi aspettiamo per una nuova edizione. Bene, io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi. Occhio, la notizia torna domani sera alle 20.30 puntualmente e domani mattina alle 7.30 c'è la rassegna stampa. Buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi. Dopo di noi a seguire andrà la terza puntata del Pesce Azzurro Show con i comici del San Costanzo. Grazie e arrivederci a tutti.